Io credo che il calcio è uno. Nel momento in cui parliamo di pari dignità, credo altrettanto pari possibilità per il calcio donna, ritengo anacronistico parlare di allenatori maschi e allenatrici donne. Preferire gli uni alle altre e viceversa credo che sia uno dei più grandi errori che si possa commettere, perché se si vuole parlare di parità di genere soltanto all'interno della, diciamo, di una scelta non basata sulla qualità tecnica, credo che sia un errore madornale. Del resto, se noi ci proiettiamo verso verso l'esterno, credo che la nostra federazione ha voluto individuare un percorso di un progetto chiaro, quindi noi abbiamo fatto una scelta basata su un progetto, quindi riteniamo di poterci proiettare verso il futuro mettendo insieme, su questo con Renzo Olivieri ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo individuato il tecnico che avesse tutte le condizioni ideali per fare calcio. A noi interessava e interessa fare calcio. Abbiamo ritenuto che mettere insieme una persona d'esperienza che conoscesse tutto il movimento del calcio femminile potesse essere sicuramente la condizione migliore per garantire obiettività, ma soprattutto dare garanzia al nostro movimento di poter crescere. Non mi sembra che quando andiamo in Spagna, in Francia, in Svezia, parliamo di corazzate, e ci sono degli allenatori uomini, non mi pare che lì si sia parlato di patriarcato, ritorno al patriarcato.